Ciao, io sono Manuel, dietro la camera c'è Daniele e questa è una delle pochissime Canon EOS R3 in Italia. Ciao a tutti, come abbiamo appena detto, oggi parliamo della Canon EOS R3, una delle pochissime che esistono in Italia. Infatti per questo ringrazio Fotoforniture Guido Sabatini qui a Roma, che mi ha dato, diciamo, l'unica che aveva e una delle pochissime che esistono già in Italia. Oggi siamo a dicembre e da quello che si evince da tutte le notizie che dà Canon, ce ne sono veramente pochissime in circolazione. Questa camera l'abbiamo presa ieri, l'abbiamo scartata oggi con Daniele e vi facciamo vedere anche il nostro unboxing. Oggi testeremo principalmente tutte le caratteristiche video di questa nuova EOS R3. Io sono videomaker e fotografo, Daniele dietro la camera è videomaker e quindi in questa bellissima location che è Roma, siamo sul Lungotevere, andiamo a testare la nostra camera. Quali sono le caratteristiche video principali degne di nota per questa nuova EOS R3? Beh, soprattutto dobbiamo menzionare il fatto che gira su un sensore full frame in 4K fino a 120 fps, un 4K che arriva in 422 10 bit registrazione interna, cosa che in passato Canon è stata un pochettino poco generosa riguardo a questi dati tecnici. Gira anche in 6K RAW fino a 60 fps al secondo. Gira in log 3, una caratteristica che le fa arrivare in ambito video fino a un po' più di 13 stop di gamma dinamica. Un'altra caratteristica degna di nota è il sensore stabilizzato. Ricordiamo che è una full frame e il sensore permette, insieme agli obiettivi compatibili Canon RF, di stabilizzare l'immagine fino a 8 stop. Ultima caratteristica non meno importante, forse la caratteristica che rende questa camera famosa in tutto il mondo, è proprio il sistema di messa a fuoco. È un sistema sempre la famosa tecnologia dual pixel, però chiaramente molto migliorata, e vi devo dire sinceramente, dalle mie prime impressioni, che mi sembra veramente il dual pixel migliore di sempre. Ho provato anche altre camere di altri produttori, e sinceramente il dual pixel che sta qui dentro non sta da nessun'altra parte. Sicuramente è giusto menzionare il fatto che, essendo comunque una camera destinata sia a foto che a video, è una camera molto leggera, è una camera che pesa poco più di un chilo, 1015 grammi, che la rendono sicuramente una camera leggerissima. Forse la prima impressione che si ha quando si prende in mano è proprio la leggerezza, e il chilo lo raggiungiamo addirittura con la batteria integrata, la batteria inserita e la memoria inserita. Ha un display orientabile, quindi per chi ama, diciamo, alzare la camera, spostarla molto dal viso, alzarla, abbassarla, è sicuramente una cosa veramente molto comoda. Ma una caratteristica che le camere, fotocamere soprattutto di Canon, non hanno mai avuto ed è la prima volta che la vediamo, è il fatto che lei registra in continuo.
può registrare sia in RAW in continuo, ma sia anche in 4K in continuo, cioè non abbiamo più quel limite famoso dei 29 minuti e 59 secondi. Oggi faremo solamente una carrellata veloce di riprese, diciamo, ecco, mentre giriamo qui a Castel Sant'Angelo qui sopra. Gireremo in 4K 24 fps al secondo in log 3. Andremo a girare con un obiettivo RF che è un 24-105 e poi gireremo anche con un Sigma Art 50 mm con l'adattatore Canon. Oggi faremo giusto queste riprese, poi nei prossimi giorni posteremo anche altre riprese e altri test video in 6K RAW e in 4K 120 fps al secondo. Non possiamo ancora girare con queste modalità perché ancora non abbiamo la memoria, l'ho comprata solamente ieri e praticamente la memoria deve arrivare domani, quindi da domani in poi cominceremo a fare diversi video anche nelle definizioni più alte. E poi successivamente vedremo insieme tutte queste caratteristiche, tutte queste riprese, le vedremo anche poi in fase di post produzione, vedremo anche la gamma dinamica che può sprigionare il 4K in log 3 e vedremo anche quanto possibile recupero potremmo avere anche in 6K, in 6K RAW. Bene, dopo questa bella carrellata di video fatti con la nuovissima Canon EOS R3, a questo punto possiamo dire anche rarissima Canon EOS R3, mi confermano i venditori che ce ne sono in giro veramente pochissime. Possiamo concludere questo video, vi ricordo che abbiamo girato questo video, questa inquadratura con una Canon EOS R e un obiettivo RF 24-105 f4. Ricordatevi che nei prossimi giorni posteremo anche altri video di questa nuova bellissima EOS R3.